Ciao ragazzi, eccoci in Val Casies, in Alto Adige. Oggi è il giorno dell'assegnazione delle maglie tricolori di cross country olimpico. Dunque, grandi ruote grasse, grandi protagonisti. E oggi pomeriggio andremo a conoscere i vincitori di questo campionato italiano 2022 in Val Casies. Restate con noi e guardatevi la nostra sintesi. Amiche ed amici, eccoci finalmente in Val Casies per i campionati italiani di mountain bike 2022. Con me oggi al commento c'è Massimo Ghirotto. Ciao a tutti. Come stai, Massimo? Bene, direi bene. Sono pronto. Siamo pronti. Eccole le immagini che arrivano direttamente da quello che è il parterre di questo campionato italiano di mountain bike. Le soluzioni oggi saranno molteplici, belli anche questi scorci paesaggistici e non solo, un percorso particolarmente interessante. Tra poco lo vedremo, ma la Val Casies, Massimo, ha regalato e regalerà oggi ai nostri amici delle emozioni incredibili. È assolutamente un palcoscenico importante, qua si sono già svolti delle gare, diciamo, di un certo livello l'anno scorso internazionali d'Italia. Ciao a tutti, siamo arrivati in Val Casies per il campionato italiano e adesso andremo a scoprire il percorso e a studiarcelo per bene. Abbiamo appena terminato la prima parte del percorso, che è già molto tecnica, c'è una salita abbastanza lunga con qualche sali e scendi, veramente pieno di radici e sicuramente potrà fare la differenza, perché quando si inizia ad essere un po' stanchi si sbaglia facilmente. Qui termina la salita più regolare del percorso, dove probabilmente ci si riposerà, visto che appunto è bella regolare, o ci potranno essere anche degli attacchi importanti, visto che poi si entra in questo pezzo di discesa dove c'è poi subito una salita bella tecnica, dove sarà molto facile mettere giù il piede e perdere terreno. Qui finisce il single track più lungo del percorso, dove superare sarà molto difficile. L'unica occasione dove c'è quella doppia linea che ho fatto adesso con Simone, e probabilmente sarà uno dei passaggi più importanti della gara, dove si potrà attaccare. E del resto è veramente tecnico quest'ultimo sentiero e, come nel resto del percorso, sarà facilissimo sbagliare e perdere molto terreno dagli avversari. A breve si conclude la discesa finale e inizia una parte abbastanza semplice, dove ci si riposerà, ci sarà l'ultima area tecnica, visto che fa caldo si berrà molto e bisogna sempre stare attenti, cercare di evitare fuori giri in modo da guidare sempre pulito, evitare errori e soprattutto evitare le forature e comunque gli inconvenienti meccanici. Siamo arrivati alla fine del percorso di questo italiano in Val Casies. Il percorso è veramente duro e, che dire, in bocca al lupo a tutti per domani. Bene, andiamo a vedere quello che è successo nella prima delle giornate, il venerdì, caro Massimo Ghirotto, con la gara e-bike. Anche qui le sorprese non sono mancate. Sì, sorprese non sono mancate, ma insomma ci sono dei interessanti protagonisti, gente esperta come Martino Fruet, insomma, che non conosciamo da poco tempo, anzi lui è il campione uscente italiano in carica. Stiamo vedendo, caro Massimo, proprio impegnato prima in salita e poi in discesa, che è un po' la sua specialità. Lo ricordiamo, Fruet è dotato di grande tecnica, come vediamo proprio in queste immagini, ma dietro di lui c'era Mirko Tabacchi, inquadrato qualche istante fa, e adesso la prima della categoria femminile, Anna Oberparleiter. Tre grandi nomi, tutto sommato. Sì, poi è una specialità fresca, giovane, queste biciclette elettriche, lì c'è da combattere un po' con la giusta proporzione, usare la bicicletta con la parte, diciamo, anche muscolare. Insomma, non sono mancate le emozioni. Questa è un'immagine bellissima, dove si vede anche quanto lavorano gli ammortizzatori di queste particolari bici molto molto moderne di Anna Oberparleiter, nella fattispecie. Questo è anche un particolare del percorso, e poi l'arrivo vincente di Martino Fruet, uno degli italiani, dei pochissimi italiani a vincere in Coppa del Mondo, e poi l'altro arrivo, quello di Anna Oberparleiter, prima al femminile.
Sì, insomma, vincere una maglia tricolore, vediamo Fruit proprio con questo bel tricolore, è sempre qualcosa di importante, e qua la Oberpfalz, dei bei podi. Dei podi di assoluto rispetto, Fruit davanti a Tabacchi, a sua volta campione d'Italia Elite nel 2013, insomma, al maschile non sono mancati i protagonisti, Oberpfalz davanti a Martini e a Oberdorfer, questa è la situazione al femminile. Andiamo a vedere, Massimo, insieme ai nostri telespettatori, quello che è successo invece nella gara junior al maschile. Anche in questo caso, livello direi stellare. Grande tensione ai nastri di partenza. Sì, abbiamo visto gli atleti che guardavano un po' in alto perché c'erano delle nubi un po' minacciose, poi insomma è stato scongiurato il brutto tempo. E ad accendere le polveri è stato un valdostano, Gabriel Borr, eccolo qui inquadrato in pantaloncino nero e maglia bianca, tesserato per il gruppo sportivo Cicli Lucchini di Aosta. C'è stata subito selezione sin dai primi metri di questa gara, con all'inizio un gruppetto di 5 biker a fare l'andatura soprattutto in questi tratti molto tecnici. Va detto, Massimo, che nella mattinata precedente alla gara ha piovuto particolarmente. Sì, tra l'altro poi comunque è un percorso esigente dal punto di vista altimetrico, non troppo artificiale, un giusto mix. Abbiamo visto intanto inquadrato in maglia verde l'esponente della Scott di Barna, vale dire Marco Betteo, che cerca di andarsene, da dietro provano ad inseguirlo, poi un batti e ribatti per usare un termine calcistico, e poi la gara si rivelerà ancora una volta interessante, soprattutto nell'ultima porzione. Sì, tra l'altro la categoria juniores è molto interessante perché il livello comincia ad alzarsi, quindi qua insomma ci sono atleti bravi, preparati, che sanno andare in mountain bike. Ed è proprio la capacità di utilizzare la mountain bike e di muoversi tecnicamente in questi tratti con radici e soprattutto con terreno smosso che alla fine andranno a decretare soprattutto quest'anno il campionato italiano e la classifica finale. Sì, vediamo questa parte proprio del percorso e qui l'arrivo. Ed eccoci con il finale, l'epilogo, la vittoria di Marco Betteo, capace di vincere anche incredulo, dobbiamo dirlo questo, gesto di fair play con Fabio Bassignana secondo, ed eccolo il podio. Ma andiamo a vedere la classifica, appunto: Betteo primo, Bassignana secondo, Ferri terzo, Milesi quarto, Gabriel Borre quinto. Andiamo a sentirlo. Sì, questa stagione per me significa molto, sta procedendo come nei piani, ovviamente con alti e bassi, ma quello è normale. Sono felicissimo oggi di aver conquistato il tricolore, di aver conquistato la maglia dell'Internazionale d'Italia due gare fa, e cioè, non ci credo ancora. Ho fatto lo sprint anche se non avevo dietro nessuno, proprio perché volevo a tutti i costi tagliare il traguardo per primo, dando tutto, dando me stesso e dimostrando quanto valgo. Ed eccoli qua i momenti di festeggiamento sul palco in Val Casies. Andiamo, Massimo Ghirotto, con gli Under 23 al maschile. E qui il livello è ancora più alto, se possibile. È ancora più alto, sì, perché ci sono dei partecipanti importanti. Lo abbiamo appena visto, Simone Avondetto, campione d'Europa in carica. Quella maglia di campione d'Europa oggi sicuramente la vedremo protagonista. Andiamo a vedere le prime fasi di gara, il serpentone che incomincia subito a selezionarsi, e questo è il duo che andrà a contraddistinguere proprio questa giornata legata agli Under 23. Sì, Filippo Fontana, che ha preso subito in mano la corsa, cerca di mettere in difficoltà il suo diretto avversario. Forse Fontana un po' più scattista, molto bravo nei tratti tecnici, ottimo crossista. Dall'altra parte un biker puro, Simone Avondetto, che arriva dal Piemonte, un passato nel team Silmax, grandi caratteristiche tecniche comunque per entrambi, che padronanza del mezzo per questi due ragazzi. Sì, un Simone Avondetto che già in Coppa del Mondo ha vinto qualche tappa, quindi stiamo veramente ad alti livelli. Questa maglia poi di campione d'Europa appunto testimonia la vera e propria maturazione di Avondetto. Bello questo cambio di linea con Filippo Fontana poi costretto a scendere a piedi, ma da buon ciclocorsista non l'ha patita più di tanto. Grande agilità, grande potenza, la scelta delle linee ancora una volta fondamentale in questo percorso, molto esigente. Sì, fondamentale riuscire, ecco, vediamo anche questo passaggio bello della pietraia, sono percorsi moderni in questo caso. Il Rock Garden, che ormai fa capolino in tutte le prove di Coppa del Mondo, praticamente in tutti i campionati nazionali. Qui stiamo vedendo invece Agostinacchio contro Huez, che hanno invece caratterizzato la lotta forse più emozionante di questo campionato italiano nella seconda parte di gara. Attenzione al tratto di discesa, qui Avondetto emerge forse definitivamente, le doti anche di fondo la fanno da padrone. In questo caso sta uscendo la resistenza. Stiamo vedendo le doti di fondo, ancora una bellissima immagine di Agostinacchio, questo invece è nuovamente Pippo Fontana, con quale maestria affronta le curve. Adesso un altro
tratto di gara, poi il doppio passaggio sul traguardo. Abbiamo visto anche un bambino dolcissimo con la campana a suonare, anzi a dare il riferimento dell'ultimo giro. Qui abbiamo detto invece in grana definitivamente la quinta marcia. Sì, sì, ormai sta lavorando anche un po' di agilità, sta cercando di affondare il colpo e mi pare che lo sta facendo in modo veramente importante. Oserei dire in maniera assolutamente ormai definitiva, soprattutto per il suo avversario di giornata, ed eccolo il taglio del traguardo di Simone Avondetto, che viene complimentato subito da Mirko Celestino. Beh, bella quella maglia di campione d'Europa, eh? Gli sta anche bene, devo dire, la maglia di campione d'Europa. Bel terzo posto per il valdostano Agostinacchio e qui il tricolore. Tricolore che è sempre un grande fascino, è sempre un onore vestire una maglia di questo tipo, insomma. Ed eccoli sul palco, Avondetto campione d'Italia, Filippo Fontana secondo, Agostinacchio terzo, Huez quarto e quinto Matteo Siffredi. No, dai, è andata molto bene, gara divertente, è stata dura e dai, al secondo giro sono riuscito ad allungare un po' su Pippo e poi nulla, sono andata tutta fino alla fine. Ed eccoci con i festeggiamenti sul palco con Avondetto sorridente e questo è quello che è successo nella categoria Under 23. Andiamo Massimo con la categoria Elite al femminile e non solo. Eh beh, qua belle sfide perché abbiamo diverse categorie, ma soprattutto questa delle Elite, dove la sfida sarà sicuramente battere Eva Lechner, campionessa italiana uscente. E tra l'altro Eva Lechner 12 volte campionessa d'Italia, vincitrice in Coppa del Mondo Ufalize, campionessa d'Italia anche su strada, anche di cross e ovviamente di mountain bike. Ecco la partenza delle Elite. Sì, Eva Lechner che in questo caso, come la Teocchi e come la Berta, corrono con la maglia dell'esercito. Centro sportivo esercito, a testimoniare comunque la vicinanza dei corpi militari. Questa invece è la partenza delle ragazze della classe Under 23. Sì, vediamo proprio in prima linea la Cortinovic, ragazza molto giovane che è passata quest'anno, primo anno da Under 23. Qui siamo ritornati con la gara Elite al femminile, dove Greta Saivald, atleta di casa, peraltro stava facendo l'andatura, ecco un flash dalla gara Under 23 con Specia e qui siamo con Martina Berta che sta testimoniando lo stato di forma incredibile. Martina Berta che esce da due prove di Coppa del Mondo notevoli con degli ottimi piazzamenti. Eccola, intanto inquadrata, questa invece è Chiara Teocchi, rapide immagini che ci mostrano anche la bellissima lotta tra le Under 23. Qua siamo ritornati ovviamente sul percorso, un percorso esigente, ma a livello femminile naturalmente tutto si va a mescolare perché le partenze erano una a ridosso dell'altra. Sì, probabilmente vedremo anche quella qualche bella rimonta che va a prendere insomma le categorie più importanti. Esatto, e anche io credo qualche bel o non bello colpo di scena, lo vedremo tra poco. Intanto bella padronanza di guida per la piemontese prestata tra virgolette ai valdostani Martina Berta e qui attenzione a questo passaggio con Greta Saivald, possiamo dire e leggere questo momento come un blackout forse psicologico. Sì, evidentemente ha dato un po' troppo in partenza e quindi sta pagando lo sforzo e lei atleta di casa tra l'altro anche a livello psicologico sta pagando questo momento. Momento difficile da gestire per Greta Saivald, questa invece è la scioltezza di Giada Specia, un'altra atleta che sta raggiungendo un grande stato di maturazione, di nuovo immagini sulla agilità pazzesca di Martina Berta, una Martina Berta ritornata ad altissimo livello dopo un terribile incidente. Sì, ritrovata poi anche dal punto di vista fisico e psicologico, sta veramente facendo un'annata importante e le sue vittorie lo testimoniano anche all'Internazionale d'Italia. Qualche problema invece per un atleta che tu conosci molto molto bene, Chiara Teocchi, che ha messo piede a terra e qui tutta l'esperienza della regina italiana della storia di questi ultimi 15 anni di mountain bike. E intanto parliamo ovviamente di Lechner, ma siamo ritornati anche con la gara junior, per qualche istante abbiamo visto Valentina Corvi e qui la discesa di Martina Berta e di nuovo qualche rilancio in salita per Giada Specia. Sì, belle queste fasi, vedere le tre ragazze proprio Elite, Under e Junior intersecarsi, mescolarsi e vedere un po' le doti di caratteristica anche di guida. E poi anche per le più giovani è stata un'occasione sicuramente di mettersi al cospetto delle atlete più esperte. Sicuramente l'atleta che oggi ha entusiasmato di più è proprio Martina Berta, anche Giorgia Marchetti inquadrata per qualche istante ha fatto vedere comunque di che pasta è fatta. Sì, è cresciuta molto Giorgia Marchetti, è veramente brava anche questa ragazza, giovane bellunese, un'atleta feltrina, cresciuta proprio tecnicamente nel pedale feltrino, così come le immagini ci testimoniano in questo momento anche lo stato di forma di questa giovanissima ragazza, parliamo di Sara Cortinovic della classe junior. Ritorniamo velocemente Massimo con la discesa sempre di Martina Berta. Sì,
La Berta, abbiamo visto proprio quel passaggio di prima dove le radici in questo percorso le fanno anche da padrone. Un percorso direi molto molto moderno che non lascia spazio al respiro, non si recupera mai, nemmeno in discesa. Questa è la caratteristica principale della mountain bike. Bisogna avere tanta tecnica in queste parti. E ce lo stanno dimostrando le atlete che hanno preso il via in questa giornata di gare. Questo è il tratto più veloce, più semplice, e qui ormai ha la vittoria in tasca. Tempo di prendere il tricolore tra le mani e di sventolarlo per Martina Berta. Direi un grande ritorno alla vittoria nei confini italiani, perché a livello internazionale già sta facendo benissimo. Sì, è veramente una vittoria meritata, e vestire un tricolore, poi vediamo già da Spezia che ha vinto per la sua categoria, quindi successi veramente importanti, di grande soddisfazione. Una donna dietro l'altra, una categoria dietro l'altra, dopo Berta e Spezia della Vigliar, ecco la vittoria bellissima, e questo è un altro grande talento, vale a dire Valentina Corvi, atleta della Trinks Factory Racing, la regina tra le juniores e lei. Beh, bello vedere gioire proprio i propri team e i propri tecnici, cioè, perché qua si assapora la fatica e si arriva a questo momento. E questo è il momento della gloria, con il podio delle categorie elite, queste le under 23, e ovviamente il podio finale delle juniores. Juniores con vittoria di Corvi su Braida e Auer, quarta Fontana e quinta Hanni. A testimonianza comunque di un grande serbatoio a livello umano in Italia. Tra le under 23 ha vinto Spezia su Cortinovis e Plankensteiner, con quarta Schallansen e quinta Marzani. E infine, caro Massimo Ghirotto, la classifica delle elite: Martina Berta su Chiara Teocchi, Giorgia Marchetta, quarta posizione per Eva Lechner, a chiudere la top 5 Giorgia Stegagnolo. Andiamo con le interviste delle protagoniste. Aspettavo una gara un po' più serrata, perché comunque era un percorso molto duro, quindi pensavo che rimanessimo lì, insomma, i primi 2-3 giri a studiarci un pochettino, e invece ho visto che nel primo boschetto avevo preso un po' di vantaggio, e con la pioggia che ha fatto stamattina è diventato molto viscido il percorso, per cui era veramente da rimanere concentrati e guidare bene. E dai, sono contenta, è andata bene, perché alla fine dopo 2 giri avevo già un bel margine da amministrare, e niente, oggi è andato tutto bene, meglio di quello che avevo immaginato. Ci tenevo tanto a vincere questa maglia, vincere questa gara, ma anche a dimostrare di meritarmi questo tricolore, e oggi penso di averlo fatto. E niente, dedico a questa vittoria a chi mi è stato vicino, chi mi ha aiutato a rialzarmi dopo anni difficili, dopo l'infortunio, dopo, insomma, siamo ritornati, e oggi è una grande giornata. Sono molto contenta di come stavo oggi, visto che nell'ultimo periodo non mi sono sentita molto bene, quindi sicuramente oggi avere questa gamba qui mi ha motivata molto. E sono partita abbastanza forte fin da subito, mi sono trovata subito da sola, poi ho comunque cercato di gestirmi la gara nel migliore dei modi possibili. L'ultimo giro sicuramente ho calato un po', anche per evitare di commettere errori in discesa e buttare via la gara, e comunque sono molto contenta di questo titolo. Sì, sono contentissima, era l'obiettivo stagionale e ci ho messo l'anima per riuscire a vincere oggi, e sono davvero senza parole. Ed ecco i festeggiamenti sul campo delle atlete della categoria Elite, in questo caso alcuni highlights, e adesso Massimo andiamo e ci trasferiamo al pianeta Elite, al maschile. E qua la classe regina, qua sarà una bella sfida, perché ci sono dei nomi importanti, uno su tutti Luca Braidot, recente vincitore delle ultime due prove di Coppa del Mondo. Qui bisogna vedere anche il livello di concentrazione, quanto sia rimasto alto il livello di concentrazione in una gara nazionale per uno che ha vinto due volte di fila a Lenzerheide e a Val Nord in Coppa del Mondo. Questa è la prima salita, Massimo, è subito un alto atesino a fare l'andatura. È un nome importante, Gerhard Kersbaumer, quindi sarà un bel sfidante. Che ha un grande feeling con questa terra. Tutti si attendono Luca Braidot, ma ad attaccare il campione d'Italia 2016, il suo gemello Daniele Braidot. Altro atleta importante che potrà fare una certa selezione, ma lo vedremo in corsa. Eccola, quella che tu chiami corsa è proprio in questo momento davanti ai nostri occhi, con una maestria per questi quattro rider, quattro piloti se qualcuno preferisce. La tecnica qui è davvero di altissimo livello. Questo invece è Nadir Coledani, campione d'Italia
vedremo se sarà uscente o meno. Ecco, sì, beh, questo saremo curiosi tutti, però la corsa ormai si sta focalizzando qua e un Kersbaumer è veramente notevole, sta facendo la corsa, come si dice. Sembra il padrone Gerhard Kersbaumer, eccolo nel Rock Garden, bellissimo, fantastico, con un flow pazzesco. Questo è un rallenty, per usare un termine un po' vecchio, hold style, da parte di uno dei protagonisti, appunto Nadir Coledani, tratto di discesa. Non abbiamo ancora raccontato di questo atleta, questo Yuri Zanotti, l'anno scorso vice campione d'Europa, vice campione del mondo tra gli under, e quest'anno al via in questa squadra francese. Al primo anno da elite, quindi un salto di categoria importante, ma sta correndo veramente con personalità. Corre con personalità. Yuri Zanotti lo scorso anno ha partecipato anche ad alcune corse tra i professionisti come stagista nella Bardiani CSF. Ecco di nuovo il tratto di discesa, ma Gerhard mi sembra davvero il Gerhard Kersbaumer che ci aveva regalato l'emozione anche in Coppa. Beh, corre in casa sua qua e non abita molto lontano, quindi sente anche il peso della corsa e lo sta dimostrando. E sta dimostrando un grande ritorno allo stato di forma. Queste immagini invece ancora una volta pongono l'accento sulla particolarità di questo percorso, un percorso che potrebbe essere pronto anche per la Coppa del Mondo. Ma abbiamo visto che Luca sta cominciando un po' a ingranare, adesso è lui che sta dettando il ritmo. Prima era stato leggermente più passivo nella prima porzione di gara Luca Braidot, ecco di nuovo un passaggio rapido tra gli alberi con una coppiata, Kersbaumer da prima davanti a Zanotti, adesso di nuovo un Braidot che sembra ritornato ai livelli di pochissimi giorni fa. Sì, sì, si stanno un po' mescolando le carte, si stanno assaggiando, come si dice in gergo ciclistico. Misurano un po' la febbre, misurano la pressione ed ecco l'attacco sarà definitivo. Eccolo. Lo è, è lui, Gerhard Kersbaumer. Ritorna alla vittoria nei confini italiani e lo fa in grandissimo stile nella, fra virgolette, sua Valcasies. Ecco, è un Yuri Zanotti in seconda posizione e un terza posizione Luca Braidot. È un grande podio questo per un campionato italiano. Bello il gesto di fair play, bello questo momento in cui il campione d'Italia può salire sul podio e naturalmente può assaggiare quello che è l'entusiasmo dei tifosi. La classifica con Kersbaumer davanti a Zanotti, terzo è Luca Braidot, quarto Daniele Braidot, quinto è Alessio Agostinelli. Andiamo a sentirli. L'anno scorso ho vinto qua e sapevo che quest'anno sono gli italiani qua e il percorso mi piace tanto e sì, alla fine non ho pensato che vinco perché Luca era, sì, gli ultimi, non devo dire niente perché Luca ha vinto i due Coppe del Mondo e sì, dai, alla fine ho vinto, basta. Massimo Ghirotto, quanto ci siamo divertiti qui in Valcasies. Grande spettacolo, grandi atleti, grandi vincitori, ma tutti quanti veramente bravi. Dal primo all'ultimo, dalle categorie agonistiche, naturalmente dalle categorie legate alle bike e poi non sono mancati gli amatori. E allora non mi rimane che ringraziarti, Massimo Ghirotto. Grazie a te per questa compagnia in telecronaca. L'appuntamento naturalmente al 2023. Grazie Paolo e arrivederci alla prossima.